consapevoli del fatto che le scuole di ogni ordine e grado sono un cardine fondamentale, pazienza, del più importante. Del più importante concetto di cittadinanza. Le scuole sono il luogo di formazione dei cittadini di domani, dunque una risorsa e un impegno per l'intera collettività. A proposito, credo di, mentre saluto l'amica ex collega Gianna Pentenero, credo che sia importante ricordare un aspetto che nel piano triennale dell'assessorato è previsto l'ampliamento del liceo e credo che sia un elemento a cui abbiamo contribuito in tanti, insomma, in prima persona ovviamente un ruolo fondamentale lo ha svolto la regione, però credo che debba essere ringraziato il consigliere Passone per il lavoro di collegamento fatto con la provincia, il presidente Borgna che, e la consigliera Mila Rinaudo che si sono adoperati standoci a sentire, insomma, sentendo le nostre esigenze, sapendo che sono esigenze probabilmente ancora più ampie e più importanti, ma secondo me, come dice Gandhi, un passo per volta e un passo davanti all'altro, credo che sia importante però questa notizia, questo elemento certo. Come politico e come amministratore, con la presenza di una giunta quasi deliberante, potremmo farla deliberare il Presidente del Consiglio, ho sentito e sento costantemente l'impegno nei confronti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado. Abbiamo sentito e sentiamo come assoluta priorità. Non sono mancati in passato e non mancano costantemente i problemi legati ad esempio alla gestione degli spazi, pur di competenza provinciale, ma il nostro interessamento e quello dell'amministrazione che ho l'onore di guidare è costante per raggiungere soluzioni che garantiscano sempre il meglio nelle funzioni della didattica. Non posso che compiacermi di vedere una scuola che festeggia un suo prestigioso compleanno, oggi con un momento istituzionale che vede la presenza di un ospite prestigioso come il professor Ferroni e che ieri ha fatto festa nelle classi facendo incontrare allievi ed ex allievi. Saluto anche in questa prima uscita ufficiale, auguro buon lavoro all'associazione Amici del Liceo, che è nata per sostenere l'attività della scuola coinvolgendo ex allievi, insegnanti, genitori. Credo che sia un elemento molto importante per poter portare avanti, soprattutto in questo momento in cui gli allievi sono distribuiti in tutte le parti del mondo, cercare di mantenere un contatto e di avere un'interfaccia positivo con chi ha frequentato e, sia un elemento importante. Chiudo con un augurio molto sintetico, ma che viene da lontano ed è valido, a 360 gradi, al Maiorana.